Una prova di forza apre l'ultimo weekend delle Ruralie di stasera a Piazzale Mercato, qui a Barragiano Scalo. Venerdì 18 settembre si apre l'ultimo intenso weekend delle Ruralie, delle Olimpiadi della Ruralità, i giochi rurali voluti, ideati dal GAL Marmo Melandro e realizzati con la collaborazione insieme alla società Iridia. Che cosa sono le Ruralie? Sono dei giochi che ripropongono le caratteristiche di ruralità di ciascun paese, le tipicità di ciascun paese dell'area del GAL Marmo Melandro a sfidarsi. Sono i 15 comuni ricadenti nell'area del GAL Marmo Melandro con 15 squadre. Si apre un lungo e intenso weekend, l'ultimo delle Ruraliadi prima della finale in programma il 26 settembre. E il gioco di questa sera è per l'appunto il tiro alla fune, per questo una prova di forza. A spiegarcelo è l'arbitro delle Ruraliadi, ascoltiamolo. Niente di più semplice, due squadre si affrontano da un capo all'altro della fune, chi tira la squadra verso di sé vince in un determinato tempo, molto semplicemente. Sono solo dei vincoli che sono il peso totale della squadra, che non deve superare gli 800 kg, il numero dei componenti della squadra è 7, di cui due donne, una media di 115 kg a testa, diciamo è fattibile, anche se l'anno scorso la squadra di ruoti è scesa con dei molossi che superavano mediamente i 130 kg, abbiamo messo il vincolo apposta, a dire la verità. Quindi la sfida vera è salire sulla bilancia questa sera? Sì, no, la sfida è per la bilancia sopportare tutti i pesi che arriveranno sopra, però tutti rientrano nel peso previsto, quindi ce la facciamo. Senti, c'è un abbigliamento particolare, le scarpe che devono aderire al terreno, che cosa c'è di particolare? Diciamo, possono indossare le scarpe che ritengono più opportuno, però le scarpe antinfortunistiche sono quelle che creano il maggior grip, quindi sono suggerite. I guanti sono non necessari, però sono utili perché potrebbero per lo sfregamento bruciarsi, e la maglietta di ordinanza della squadra di appartenenza, tutto qui. Potrebbe anche ribaltarsi la classifica, perché abbiamo visto prove di agilità come il pallo della Cuccagna, che sono molto di agilità, e questa sera che invece è una prova che possiamo definire anche un po' più stanziale, di resistenza e di forza. E questa insieme alla tappa di Balvano è la vera prova di forza. A Balvano bisognava spingere un rotoballo per un chilometro quasi e quindi è venuta fuori la forza pura. Stasera diciamo è la stessa cosa, quindi le squadre che erano avvantaggiate per il rotoballo lo saranno altrettanto oggi, e questo non ci piace molto perché le due squadre più forti a Balvano sono le due che stasera si contendono, diciamo, la gara. Potrebbero andare in fuga, noi non possiamo che vigilare, però tifiamo perché il livello le squadre si livellino. Hai già un pronostico? Sembrerebbe ruoti avvantaggiato ancora una volta. Che cosa ha a che vedere il tiro alla fune con la ruralità? Perché su questo ci stiamo interrogando tutti. Beh, diciamo, erano i giochi semplici di una volta, era molto semplice trovare una qualsiasi corda e sfidarsi, come lo era come mazze Piuz, come il rotoballe, come sono tutti i giochi che è possibile fare senza strumenti particolari, quindi bisognava incontrarsi, darsi appuntamento e fare la prova di forza, molto semplice. Allora, guardiamo un po' di curiosità, perché ogni squadra non deve superare un determinato peso. Sono 14 squadre, vediamo quanto pesano. Balvano, ad esempio. 600 kg complessivi. Barragiano 662, c'è Brienza 565, c'è Bella 679, c'è Muro Lucano 501, c'è Pesco Pagano dove c'è soltanto un gareggiante 96, poi c'è Picerno 657, c'è Ruoti abbastanza forte 762, poi c'è Sant'Angelo Le Fratte 623, Sasso di Castalda 632, Satriano di Lucania 577, Savoia di Lucania 629, Tito 492 e infine Vietri 518.
Stando ai pesi, credo che ruoti, insomma, sia tra le candidate vincitrici anche per questa gara. Stanno andando le ruraliadi? Bellissimo, mi piace tanto. Che cosa è in particolare che le piace? Trovare altre realtà di paesi, trovare gente nuova dell'anno scorso, gente nuova, ci ritroviamo e facciamo festa. Qual è il gioco che le è piaciuto di più finora? Tutti, ognuno ha il suo bello e il suo difficile, che a me non piace, che può piacere qualcun altro, ma sono tutti belli. Senta, questa sera lei giocherà? Sì, siamo un po' in difficoltà con le donne e gioco pure io, va bene come va, non importa quello che riusciamo a fare, l'importante è che giochiamo. La classifica la guardate? Sì, sempre. Ecco, siete soddisfatti finora? Sì, siamo stati quattro edizioni primi e adesso pian piano stiamo scendendo, ma va bene lo stesso. Pasquale, una squadra, un giocatore, com'è stato gareggiare questa sera? Divertente più che altro, alla fine poi ci siamo divertiti perché sono stati bravi e simpatici e carini anche gli altri concorrenti che si sono prestati a giocare con me e gareggiare, ma così soltanto per dare un colore diverso alla squadra avversaria, tra l'altro, perché poi il rosa spicca e quindi è stato simpatico. Senti, scherzando, credevi che 96 kg potessero bastare per battere una squadra intera? 96 no, però i 115 dell'anno scorso forse potevano, 3, 2, potevano 1. Fare qualcos'altro in più rispetto all'anno scorso, però è bello partecipare comunque a prescindere dal numero e dal peso. E infatti la mano che è arrivata dai concorrenti della squadra di Bella ha sottolineato proprio lo spirito delle Ruraliadi. Esatto, la squadra di Bella, la squadra di Tito che si è prestata, anche i bambini tra l'altro poi si sono prestati al gioco, anche mio figlio, e questo è lo spirito bello delle Ruraliadi che contraddistingue poi questi giochi in tutto il circuito Vito Marmo Milano, questa è la cosa bellissima. E questa sera le Ruraliadi si sono anche aperte con una sorpresa d'accoglienza voluta proprio dalla squadra ospitante, la squadra di Baragiano, che si è presentata qui in Piazzale Mercato a bordo di un trattore con due striscioni. Benvenuto Popolo Rurale e un altro striscione con i nomi dei 15 comuni dell'area del Gal Marmo Melandro che si contendono lo scettro di Popolo Rurale 2015.